Teti è forse la più famosa di tutte le Nereidi, le ninfe del mare. Si racconta che Zeus e Poseidone, entrambi innamorati della fanciulla, la desiderassero in moglie, ma poiché un oracolo aveva predetto che il figlio di Teti sarebbe stato più potente di suo padre, preferirono darla in sposa ad un mortale. Peleo, re di Ftia, in Tessaglia. Alle nozze, organizzate sul monte Pelio, furono invitate tutte le divinità, eccetto Eris, la dea della discordia. Quest'ultima, offesa per l'affronto subito, si vendicò, gettando tra i convitati una mela d'oro con la scritta «Alla più bella». Era, Afrodite e Atena si contesero il dono. Per trarsi d'impaccio, Zeus decise di affidare la decisione al giudizio di Paride, un pastore poco più che adolescente. Una volta al cospetto di Paride, a turno le tre dee, per ringraziarsi il suo favore, gli promisero privilegi e protezione. Era si impegnò garantendogli potere e ricchezza. Atena gli assicurò grande saggezza e fama. Afrodite, infine, gli promise l'amore della donna più bella della terra, Elena, figlia di Tindaro. Così Paride diede a lei la mela. Scatenando l'ira e il rancore delle altre due dee che giurarono vendetta e odio eterni nei confronti di Paride e di tutta la sua stirpe. Qualche tempo dopo aver donato la mela d'oro ad Afrodite, Paride tornò nella città di Troia e, riconosciuto dalla sorella Cassandra, fu accolto con tutti gli onori da Priamo e da Ecuba, quale figlio e principe troiano. Dopo poco tempo, Priamo lo inviò come ambasciatore presso Sparta e lì, conosciuta Elena, la rapì, riscuotendo quindi il compenso per la mela donata ad Afrodite. Menelao, marito di Elena, convocò suo fratello Agamennone e insieme riunirono la flotta greca. Aveva così inizio la guerra di Troia. Intanto Elena, ormai sposa di Paride, pregava affranta gli dei, sgomenta dal dolore di cui era involontaria causa.